È finalmente disponibile la nuova versione di Fantamaster, l'app preferita dai fantallenatori italiani. Scaricala gratis dal link in descrizione. Ben ritrovati carissimi amici di Fanta World, quarta giornata di Fantacalcio e di Serie A. Ovviamente torna il Fantacalcio, torna il campionato, si comincia di venerdì, quindi occhio a mettere la formazione prima delle 20:45 di venerdì e si finisce la domenica col posticipo delle 20:45. Saluto, ben ritrovati ragazzi. Ciao ragazzi, una bella settimana ricca di assolutamente di eventi. Allora, perché poi comunque ci proiettiamo attorno in presettimanale. Allora, prima di iniziare, un consiglio su un'app da scaricare, l'app Fantamaster, scaricatela per chi magari ancora cerca una lega, potrebbe esserci qualcuno ancora, l'ultimo ritardatario, qualcuno disperso nel limbo del fantacalcio. Scarica l'app Fantamaster e può accedere a una lega pubblica, ad esempio, o a una lega privata, se i suoi amici hanno creato la lega privata. E si può ovviamente organizzare il vostro fantacalcio, potete fare le coppe, potete fare classifica, somma punti, qualsiasi cosa. Quindi, ma anche solo per guardare le statistiche. Esattamente, esattamente. Quindi scaricatela, ovviamente i link sono in descrizione, sia per iOS che per Android. Allora, cominciamo con questo anticipo del venerdì alle 20:45, la Sardegna Arena, il Cagliari che ospita il Genoa. Claudio, Simeone e Pinamonti, li vedi sullo stesso piano in questa partita? Sì, possono essere sullo stesso piano, entrambi possono andare al gol, ma preferisco leggermente Simeone, solamente per il fattore caso. Tra l'altro già è esordito con un gol e secondo me potrebbe continuare con questa scia. E quindi entrambi vanno bene, un po' di più Simeone. Salvo chi fra Pellegrini e Barreca? Ma in questa sfida io comunque preferirei Pellegrini, perché comunque... e comunque gioca in casa, quindi avrà più spinta. Sì. Barreca comunque si può schierare, vedo una sfida più per esterni, anche Ghiglione può essere schierabile, un po' meno per i centrali, eviterei sia i centrali del Genoa, a parte ovviamente Cricito che si mette sempre, magari c'è Pitelli, si può dare dopo la doppietta clamorosa, magari è ancora in vena di bonus, chissà. Claudio, a centrocampo possono essere da buon voto sia Rog che Scione? Sì, entrambi, anche loro possono fare bene in questa partita, possono portare anche il 6,5 tranquillamente. Anche Nantes comunque si è visto che è venuto da due ottimi voti e si può riconfermare. Infatti, e si può riconfermare tranquillamente anche in questa partita. Nel Genoa è Sean ovviamente quello che vedo meglio fra i centrocampisti. Sabato alle 15 c'è un'altra partita, quella fra Udinese e Brescia, e colgo l'occasione per fare la carrellata degli squalificati, perché nell'Udinese figura ce n'è uno importante che è squalificato per ben 3 giornate dopo lo schiaffo rifilato ad Antonio Candreva, la pazzia di De Paul a San Siro, per cui De Paul squalificato per 3 giornate. Gli altri squalificati sono Balotelli e Dessena del Brescia, Balotelli che rientrerà poi alla prossima, Calabria e Stepinski che sono stati espulsi entrambi in Verona-Milan. Salvo Strigger Larsen e Samir possono essere difensori da bonus? Ma Strigger Larsen sì, può portare magari anche qualche assist, chi lo sa, ancora non ha portato bonus quest'anno. Mentre Samir io non lo metterei, eviterei. Becao può essere magari un azzardo come terzo slot, nulla di più. Attendendo il rientro di Trostekong, non è detto che rientri col Brescia, però comunque è sulla via del recupero, questo sì, quindi attendete notizie il giorno prima. Nel Brescia da consigliare forse Sabelli vorrà riscattarsi dall'autogol, magari, quindi anche un 6 lo può strappare, però i centrali non mi convincono, quindi un po' meglio l'Udinese dal punto di vista difensivo, e anche Musso da preferire al portiere del Brescia. Sempre tu, chi è a centrocampo in entrambe le parti? Senza De Paul comunque mancherà proprio il perno offensivo del gioco dell'Udinese. Comunque Mandragora è uno che il suo 6,5, la botta da fuori in questa partita te la può portare, quindi uno che si può schierare, un po' meglio anche di Fofana direi. Pussetto invece è più offensivo, sarà diciamo quello che giocherà al posto di De Paul, quindi una chance gli si può dare. Nel Brescia invece abbiamo visto Romulo in questa posizione di trequartista che può dire la sua, anche meglio di Tonali direi, e Bisoli comunque si può schierare anche, sono centrocampisti da sufficienza. Claudio, conferme per Donnarumma dopo la doppietta, è una chance si può dare anche ad Okaka? Magari sì, si può dare una chance ad Okaka perché comunque prima o poi giocherà, quindi anche da questa partita potrebbe subentrare, si può azzardare Okaka, anche Lasagna io metterei in partite del genere. Donnarumma va confermato perché comunque è partito molto bene e anche in questa partita può magari l'ultimo slot. Si può mettere. Sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium la Juventus ospiterà il Verona. Claudio, in difesa si può puntare tutto sui bianconeri, come la vedi? Sì, diciamo all è in. Scontato un po' all-in sulla Juve, all-in è difficilissimo dire qualcuno del Verona, se proprio siete costretti diciamo a mettere qualcuno lo mettete, ma ovviamente in caso di emergenza. Salvo, è giusto concedere un'occasione a Paolo Dybala in attacco? Ma giustissimo concederla.
anche dopo la Champions comunque giocherà Dybala, non si sa se dal primo minuto, comunque il minutaggio l'avrà sicuramente, dato l'infortunio ahimè di Douglas Costa. Quindi Dybala da schierare da prima fascia, come tutti gli attaccanti della Juve. Nel Verona difficile prendere qualcuno. La difesa della Juve viaggia verso in teoria una imbattibilità in quindi teoria. Szczęsny è schierabilissimissimo. A meno che proprio quello che stavo chiedendo a Claudio, forse è l'unico del Verona che può essere un centrocampista da bonus, e ti chiedo insieme a Bernardeschi, può essere Verre? Verre è per i coraggiosi ovviamente, perché proprio non ha di meglio, l'unico che forse può fare male alla difesa juventina. Metti che uno c'ha in rosa, Nainggolan, De Paul, Perotti, ad esempio, Costa e deve mettere bene. ci sono secondo me. Bernardeschi, centrocampista bonus, non ne fa da tanto tempo. Quindi, da più di un anno, però. Io ti dico di no, attualmente. Bisogna dimostrare, deve dimostrare, ecco, il giocatore che è. Sì, deve tornare a essere. Dato questo infortunio di Douglas Costa, lui deve adesso dimostrarlo. Primo big match, anzi no, praticamente... L'unico, sì, ce n'è un altro bellino, ma diciamo il big match è questo, perché c'è il derby della Madonnina, sabato alle 20.45 a San Siro, Milan-Inter, salvo chi la spunta fra Piontek e Lukaku. Subito. Chi la spunta fra i due bomber, ma in un derby comunque entrambi io li metterei, sì. senza dubbio, non credo che qualcuno abbia entrambi, quindi non hai dubbio sulla carta. In teoria. Quindi se devo preferire qualcuno, io dico più Piontek, a sorpresa, se devo dire un nome. Comunque vanno bene tutti i giocatori offensivi, quindi anche Rebic può essere una scommessa, sì, per questa giornata, Lautaro, anche, ti dirò, anche meglio di Lukaku, Lautaro. Mm-hmm. Non vorrei dire una cosa troppo azzardata, però... Lukaku tra l'altro non sta benissimo. Sì, ha avuto un problema alla schiena nella partita, prima della partita all'Udinese. Sì. Sempre tu, che sì, e Barella invece sono da lasciare fuori. Se il Piontek e Lukaku si mettono, questi due si possono lasciare fuori. Sì, c'è di meglio a centrocampo. Si può mettere Sensi sicuramente nell'Inter, che è in stato di grazia, però sì, adesso non si può tenere fuori. Brozovic idem, anche se un po' meno ovviamente di Sensi. Nel Milan io eviterei che sì, non mi sembra una partita per lui. È un po' troppo falloso ultimamente. Sì, esatto. Forse azzarderei a centrocampo magari Paquetà, mm-hmm, e Çalhanoğlu. E poi Suso ovviamente. Vabbè, Suso si mette ogni giorno. Perché è il più offensivo di tutti. Paquetà comunque lo vedo discretamente bene. Claudio, gioco di coppia per te. Donnarumma e Romagnoli oppure Handanovic e De Vrij? Non è facile, ecco, come scelta, visto che comunque un po' tutte e tre vediamo l'Inter per adesso favorita, anche se in un derby mai dire mai, e ti dico Handanovic e De Vrij. Però la penso anch'io così, però... Però anche si possono schierare, sì, Donnarumma, si possono... e Romagnoli, questa è anche una partita da 0-0. Sì, appunto. Il lunch match di domenica alle 12.30 è Sassuolo Spal. Claudio, Caputo lo vedi meglio di Pedagna o al contrario? Ma entrambi possono portare il bonus. Secondo me Caputo lo vedo meglio soltanto per il fattore casa, ma attualmente quello che veramente non si può tenere fuori è Berardi. Quindi, sì. Però chissà, se magari in questa partita ci stecca proprio sente in questa troppo, sente troppo le attese di tutti e lui. Però in classifica Berardi, Caputo, Petagna anche lui comunque in questa partita può dire la sua, sì. Quindi si può anche schierare come anche seconda scelta. Sì, anche secondo slot, sì, sì, si può mettere. Salvo Obiang o Missiroli per chi cerca la sostanza in mezzo al campo. Ma si possono evitare anche tutti e due, non devi per forza metterli. Quindi nel Sassuolo a livello di centrocampo anche Duncan è meglio, viene anche da un assist. Nella Spal c'è Kurtic che sì, viene dal gol, comunque uno che l'inserimento vuoi o non vuoi te lo trova, sì, sempre. Tra l'altro ha detto anche Semplice che può giocare anche da trequartista, sì, certe volte, quindi ancora più vicino all'attacco, quindi Kurtic si schiera e Duncan, tutti e due vanno bene. Claudio, si può andare in difesa senza dubbi per esempio su Ferrari e Chiri, che si quindi più sul Sassuolo che sulla Spal? Sì, però senza dubbi no, perché comunque il Sassuolo subisce tanto, mm-hmm, è un po' come la Roma, diciamo attacca tanto ma subisce tanto, tantissimo, quindi anche consigli, sì, un portiere che ovviamente va schierato in queste partite però potrebbe subire, sì. Meglio però della Spal, perché comunque appunto il Sassuolo attacca tanto e quindi la difesa della Spal la Sassuolo attacca meno del può soffrire di più rispetto alla difesa, esatto, del Sassuolo, esatto. Quindi se dovete scegliere meglio il difensore del Sassuolo. Domenica alle ore 15 al Renato Dall'Ara, va in scena la sfida fra Bologna e Roma, salvo chi prendi in difesa da entrambe le parti. Nella Roma vanno bene i due terzini, entrambi, come sempre Florenzi e Kolarov. Mancini non mi sentirei di ancora non di è rischiare. Quel giocatore che dici ci punto sicuro. No, io ancora non ci punterei, neanche l'altro centrale Fazio, quindi andrei soltanto sui terzini nella Roma. Nel Bologna invece...
si può, cioè, anche Tomiyasu metterei comunque perché ha Kolarov davanti, sì, nonostante sì. Sta facendo bene, sì. Però una sfida difficile, la Roma in attacco fa paura. Sì, fa molta paura. Infatti ti chiedo ancora, immagini ancora una volta per esempio Dzeko e Orsolini entrambi in gol? Sì, questa è una partita per entrambi. Dzeko ovviamente ogni giornata si mette, e anche Orsolini ultimamente si mette, bonus, si deve mettere sì. Spesso, quindi anche con la Roma io Orsolini sì, lo metto. Anche più di Sansone, mm-hmm. Sì, ci sta Orsolini, assolutamente. Claudio, Mkhitaryan e Soriano sono nomi che attirano, si possono schierare? Ah, sicuramente più Mkhitaryan, Soriano un po' meno, anche se in queste partite il Bologna può... Mari con le grandi, esatto. Infatti, quindi ci sta azzardarlo. Giocando per Sinisa, tra l'altro. Infatti, tra l'altro c'è la Roma che concede. Concede, infatti, quindi ci sta azzardare Soriano come centrocampisti lui, perché comunque ci sono i... i vari Medel, Poli, sì, che comunque Schoten, sono più Schoten, sono un po' più difensivi. Mkhitaryan ovviamente la Roma va confermato, ma un po' tutta la tre quarti comunque. Da Pellegrini, Pellegrini e Zaniolo ovviamente. C'è l'ex Skorupski che promette sempre grandi parate. Sì, grandi prestazioni, nonostante ovviamente possa prendere. Se cercate a livello di modificatore comunque, Skorupski non era brutto. Anche meglio di Paolo Lopez. A attualmente comunque centrocampo sì. Della Roma, Pellegrini su tutti. Sì, assolutamente. Stato sì. Di grazie. Giocatore fenomenale. Sì. Lecce-Napoli allo stadio Via del Mare, se non mi ricordo, si chiama Via del Mare. Lecce-Napoli, domenica alle ore 15, Claudio in difesa, si può andare di nuovo a confermare Di Lorenzo. Ma Di Lorenzo si sta confermando un dopo po'. Il gol, dopo l'assist, adesso cosa arriva? Adesso arriva la doppietta. La doppietta di Lorenzo. No, comunque sì, ormai si sta confermando come top, quindi va sì. Assolutamente confermato insieme a tutto il reparto difensivo del Napoli. Però attenzione a questo Lecce. Attenzione, sì, che sì. gioca un buon calcio. Magari un gol può farlo. È un gol può farlo. Quindi occhio a Meret. Attenzione a Meret. Diciamo, non è assicurata l'imbattibilità, esatto. Perché un gol può farlo. È Rispoli come ultimo azzardo. Ultimo azzardo, ultima svolta si può mettere. Salvo due nomi su tutti a centrocampo. Nel centrocampo del Napoli due nomi sono Fabian Ruiz e Calleoni, che è centrocampista, sì, esatto. Quindi entrambi sono da mettere in questa partita ma anche in tutto il campionato, sì. senza ulteriori ballottaggi. Nel Lecce farne due forse è difficile, perché comunque sono giocatori un po' fisici, quantità, quindi sì. Contro il Napoli possono andare in sofferenza. Magari un azzardo, non lo so, può essere... Forse Mancosu. Che Mancosu ha fatto bene, perché è entrato, sì. Ha fatto gol, ci sta. È lui che vede la porta, quindi sì. Si può mettere l'unico Mancosu. Del Lecce. Claudio, può scoccare l'ora del gol per Fernando Llorente in attacco? Comunque come esordio ha fatto un assist, sì. Quindi ci sta che arrivi anche il gol. Magari può essere presto, però comunque è una partita in cui si deve schierare. È sicuramente meglio Mertens e Lozano. Nel Lecce, diciamo, la Padula convince poco. C'è Babacar. Quando Babacar, proprio se siete in difficoltà. Sempre alle ore 15 a Marassi, la Sampdoria ospiterà il Torino. Salvo Quagliarella o preferisci Belotti? Ma io preferisco Quagliarella. Nonostante stia andando peggio. Stia andando peggio, però col Napoli ho visto un buon Quagliarella. Sì, più volte è andato vicino al gol. Questa giornata io preferisco Quagliarella. Però Belotti comunque è uno che si può schierare, perché la Samp abbiamo visto che spesso e volentieri concede dietro. Esattamente. Quindi va meglio Quagliarella però. Sempre tu, per il modificatore ti affideresti più a Colley o a Bonifazi? Ma non so, nessuno dei due mi ispira. Le due difese non mi dicono granché. Quindi nella Samp eviterei un po' tutti, sì. Forse soltanto Murru, se volete azzardare qualcuno, mm-hmm. Magari che si spinge un po' più avanti. Nel Torino solo Izzo mi sentirei di consigliare, sì, ovviamente, perché spera nel ritorno di Nkunku. Prima o poi dovrebbe tornare è il ritorno di Nkunku, che non so se torna già adesso. Forse non su. Mi sembra un po' troppo, sì, prematuro, un po', però troppo. Senza di lui solo Izzo è sempre quello da, sì, prendere, assolutamente, specialmente nelle trasferte. Claudio, a centrocampo, Linetti o Baselli per chi cerca un 6,5, comunque una buona prestazione? Ma il centrocampo della Samp neanche mi convince attualmente. Linetti forse è appunto l'unico da prendere, gli altri non mi convincono assolutamente. Nel Torino un po' meglio, Verdi potrebbe, sì, diciamo, esatto, già cominciare a spaccare le partite. Berenghiere comunque va anche lui per adesso confermato. Baselli si può anche schierare, ma non ovviamente come prime scelte. Sì, magari un terzo, quarto, sì, slot. Terzo, quarto slot. Alle ore 18 c'è Atalanta-Fiorentina all'Atleti Azzurri d'Italia. Claudio, schiereresti l'ex Ilicic in questa partita? Vabbè, io Ilicic... In teoria c'erano due ex, ma Muriel proprio mentre non giocava. Infatti, purtroppo per lui, Ilicic comunque lo schiererei in qualsiasi partita. E questa qua ha maggior ragione, nonostante magari non parta titolare, però sappiamo un po' com'è Ilicic. Può, sì, anche entrare e fare doppietta in due minuti. Quindi, vabbè, sì, comunque sono i centrocampisti in generale, sia dell'Atalanta sia del... Attaccanti, sì. Scusa, del... Sia dell'Atalanta, dell'Atalanta sicuramente promossi, della Fiorentina, sì, un po' meno, perché comunque
la c'è anche molto ballottaggio. C'è molto ballottaggio, ecco, Boateng subentra, Vlahovic comunque è un giocatore che si deve adattare, subentra. Ribéry comunque non è per adesso un giocatore da bonus, è un po' più un giocatore da, da che aiuto, ecco, buon voto, comunque si può schierare sicuramente. Quindi meglio quindi, più i bergamaschi, più i bergamaschi. Salvo Gollini, Zapata ovviamente. Ovviamente, tu con Zapata. Salvo Gollini e Jim City oppure Dragowski e Pezzella? Non lo so, mi sembra una partita molto aperta. Non andrei su nessun portiere in particolare. Forse tra i due comunque Gollini per il fattore casa. Però non mi spia. Com'è la Fiorentina uno, anche due gol potrebbe farli. Quindi andrei più che sui centrali, magari più sugli esterni. Quindi tipo Atebur, tipo Gosens, Castagne se dovesse tornare, perché comunque è stato convocato, non ha esordito, però è rientrato tra i convocati. Nella Fiorentina, non lo so, forse Milenkovic comunque non sta facendo male. Però Zapata è un cliente molto ostico, esatto. Quindi si può evitare, si possono evitare un po' tutti nella retroguardia. Claudio, a centrocampo, Pasalic o Castrovilli? Allora, Castrovilli, nonostante stia facendo molto bene, per questa partita lo eviterei. Forse è meglio Pulgar, perché comunque può battere ovviamente i piazzati, quindi meglio. Chiesa ovviamente anche in questa partita va confermato, quindi mi chiede tutto passa, dice comunque sta giocando. Sì. Quindi io lo confermerei anche come seconda scelta, ci sta. Ci può stare. Porterei il bonus. Poi c'è il Papo. Poi il Papo ovviamente, sì, li sta facendo. Non neanche ci pensiamo. Che dimentichiamo sempre, comunque sì. Ovviamente da primissimi slot. Il posticipo di domenica alle 20.45, con cui ovviamente si chiude questa quarta giornata di Serie A, è Lazio-Parma. Salvo Acerbi, può tornare finalmente a essere da 6.5 in difesa? Vabbè, perché è sempre da 6.5. Però con la spalla no. Ha preso 6, 6.5. Per Acerbi, 6. Non è la sufficienza è sempre grandita con Acerbi. Vabbè, sì, vabbè, Lazio-Parma sì, si schiera tranquillamente Acerbi. I suoi compagni di reparto non tanto, perché comunque... Anche in contropiede Gervinho può far paura. Quindi solo Acerbi, comunque il baluardo fisso della Lazio. Nel Parma abbiamo visto Darmian, che non è che ha fatto tanto male. Si è presentato con un assist. Quindi io lo confermerei anche da terzo slot, anche contro la Lazio. L'unico da prendere nella retroguardia del Parma. Sempre tu, in attacco Immobile può essere il top ovviamente di giornata. E Gervinho può essere un azzardo, diciamo una sorpresa abbastanza schierabile. Sì, può essere un azzardo per i coraggiosi, insomma. Mm-hmm. Per chi vuole sperare ancora nel posticipo, sì, gli manca un attaccante. Però... Certo è difficile metterlo, perché comunque ci sono attaccanti sulla carta migliori che giocano in casa, quindi certo non è facile. Però potrebbe avere tanti spazi in questa partita. Questo sì, però viene anche dal 5 col Cagliari, sai, molti tanti allenatori. Comunque storicamente il Parma fuori casa non fa malissimo. Certo, il Parma è più una squadra da trasferta che da casa, assolutamente sì. È strano Gervinho questa giornata. Sì, però ovviamente Immobile lo consiglio. Immobile sì, non lo dico perché si schiera sempre anche Correa. Ci mancherebbe. Claudio, ultima domanda per te. Luis Alberto può essere un buon nome per chi cerca un bonus magari nell'ultimo posticipo, sì, l'ultimo centrocampista, sì, dici c'è Luis Alberto. Soprattutto per quanto riguarda gli assist. Sì. Ecco, magari non è un giocatore tanto da gol, potrebbe segnare anche in questa partita, sì. Però in generale come bonus va da primissima scelta. Insieme a lui dovrebbe rientrare comunque Milinkovic Savic, sì, che ovviamente anche lui top di reparto. Diciamo che il centrocampo della Lazio conosciamo benissimo. Molto bene. Anche Lazzari, ovviamente. Lazzari, ovviamente. È un po' meno, ovviamente, rispetto a loro. Nel Parma, ecco, difficile trovare qualcuno. Bisogna vedere se rientra questo Kučka, che tra l'altro l'aspetto anche io. Sì, però comunque da ultimi slot. O Kulusevski, ma anche lui da Kulusevski che comunque gioca nel tridente. Sì, ha fatto anche molto bene comunque contro il Cagliari. Sì, non se ne ha perso 6.5. Esattamente. Va benissimo, finisce qui questa quarta puntata del Salotto del Fantacalcio. Noi ovviamente vi ringraziamo per averci seguiti, commentate ovviamente con i soliti mini ballottaggi che noi proveremo a risolvere per tutti sotto YouTube, sotto Instagram e sotto Facebook. Ringrazio Salvo, ringrazio Claudio. Alla prossima. Un saluto da Fantaworld.